Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. La recente polemica che ha coinvolto il cantante Morgan per i suoi insulti omofobi ha scatenato un'ondata di reazioni da parte del pubblico e dei media. Tuttavia, il controverso cantante ha cercato di rimediare alla situazione con un gesto significativo. In questo articolo, esamineremo gli eventi che hanno portato alle scuse di Morgan e alla sua decisione di devolvere parte del suo cachet da X Factor a strutture di accoglienza per ragazzi gay rifiutati dalle famiglie. Durante una lezione concerto su Franco Battiato a Selinunte, Marco Castoldi ha pronunciato insulti omofobi che hanno suscitato durissime reazioni da parte del pubblico. Tutti sanno che non sono un omofobo. Ma questo non basta, non scusa, non giustifica, ha dichiarato il cantante, cercando di fare ammenda per il suo comportamento. La presenza dell'artista come coach nella nuova stagione di X Factor è stata messa in discussione da numerosi utenti sui social media. Molti hanno chiesto l'eliminazione dell'artista dalla giuria del programma, alimentando ulteriormente la controversia. Morgan fa ammenda dopo gli insulti omofobi. Morgan ha espresso le sue scuse attraverso un post su Instagram, ammettendo di aver sbagliato e di aver ferito molte persone. Ma non si è fermato alle parole. Ha anche deciso di compiere un gesto concreto. Ho chiesto a Fremantle e Sky di devolvere metà del mio cachet di X Factor ha una struttura di accoglienza per ragazzi rifiutati dalle famiglie di origine per il loro orientamento sessuale, ha annunciato Morgan. Gesto nel suo tentativo di rimediare all'errore, Morgan ha sottolineato l'importanza di cambiare la cultura e il lessico omofobi che persistono nella società. Voglio fare un gesto concreto che trasformi il mio errore in qualcosa di positivo e utile, ha concluso l'artista. L'eclettico e controverso artista ha cercato di trasformare un momento infelice in un'opportunità per fare la differenza, sebbene le sue azioni non cancellino completamente l'errore commesso, rappresentano un passo nella giusta direzione per combattere l'omofobia e sostenere i giovani gay.